Benvenuti sull'Illuminismo Informatico, questo qua è un tutorial di JavaScript. L'ultima volta avevo detto che volevo parlare del prompt, in realtà adesso parleremo di un argomento più ampio, che è quello del window. C'è una serie di funzioni con window. Una in teoria dovremmo averla già vista, però magari non scritta in questo modo. Allora, questo è Window Alert. E niente, quindi vi dà un messaggio. Quindi voi praticamente fate così e questo è un messaggio. E questo è l'alert. Adesso vediamo invece un altro che si chiama Window Prompt. Window Prompt funziona così. Ok, eccolo qua. Lui mette un valore di default, adesso io ho messo 0 così, per dire, che però è una stringa, e poi scrivo... E poi ovviamente adesso non fa niente. Però... Allora, questo... Prendo a scrivere nome, dovrebbe funzionare lo stesso, penso. Si scrive semplicemente nome, poi ne scriviamo Gianni. Ok, adesso facciamo una cosa più complicata. Mettiamo varname, quella è una variabile. Document.write ln name. Gianni. Adesso potremmo fare, boh, un qualcosa di molto più complicato. Vediamo così. Var name, var last name. E, no, facciamo così. Mettiamo copiamo la prima riga. Ok, però mettiamo almeno uno spazio. Ok, facciamo così. Last name. Age. Country. E poi, boh, dobbiamo cambiare, inserire il cognome. E qui mettiamo cognome. L'età e qui partiamo da zero. Mettiamo paese di provenienza per dire, no? E qui mettete il buon paese. Poi ecco qua dovete fare una cosa. Parse int. Questo serve per passare quello che scrivete qua, così diventa un integer, perché tutto quello che mettete qua dentro in realtà è una stringa. Poi magari dopo vi faccio vedere ancora meglio perché. Però qui potete scrivere, che ne so, nome, due punti, più name, più br e andiamo a capo, no? E poi fate più. E poi in teoria, che ne so, cognome, last name, br, no, quello è un set. Ok, va bene così. Poi fate più. Età. Eta più br più paese più in questo caso sarebbe country. Ah, è vero, questo qua era in inglese, quindi age.
E poi non dovrebbe servirci più la cosa. Quindi in teoria, se non ci sono errori, venendo per qui non serve salvare. Allora inserisco il nome Gianni Loyola. E qui c'è già un problema. Ah no. Tengo per parse int. Vediamo un attimo. Ok. Gianni Loyola 34 Italia. Ok, avevo sbagliato. Si scrive parse int senza il puntino lì in mezzo, hai sbagliato. Beh, questo è come se fosse una pagina profilo, no? Gli avete appena inserito tutti i dati e poi è stampato. Via sta roba. Volevo farvi vedere la cosa di prima, no? Se io faccio var numero 1, no, mettiamo num1, che sta per number. Window prompt. E poi inserire il primo numero, poi virgola e poi mettete lo 0, no? Una roba del genere. Poi var num2 uguale window prompt a. Inserire il secondo numero. Più 34 2334, perché in realtà gli sta semplicemente concatenando, perché sti robi qua alla fine diventano come se fossero delle stringhe. Ma se io scrivo appunto parse int e poi sto attento a mettere bene le parentesi. Scrivo parse int, faccio così, 23 34 57, già capito? Ok, e questa è una seconda funzione che ci interessava. Adesso facciamo un'altra cosa, vi spiego come fare a passare da una pagina all'altra. No, non qui dentro, mettiamolo, prova HTML. Guardate un po'. Window location. E poi replace. Ah no, aspetta. Questo qua ovviamente non va scritto qua, che eravamo fuori dalla pagina HTML, se fa scritto qui. Replace e poi mettiamo prova.html. Ah, facciamo così. Vabbè, questo qua in teoria dovrebbe essere HTML 5, quindi vabbè. Giusto per far capire un po' meglio come funziona. Questa è la pagina index. E questa è la pagina prova. Faccio refresh, prova. Prova HTML. Perché? Perché c'è sta roba qua. Questo codice rimpiazza, diciamo, quello che c'era nel
Sopra qui c'era scritto tipo index HTML, adesso è diventato prova HTML. Oltre a replace esiste anche assign. Tipo se voi scrivete, per esempio, index qua dentro, siamo di nuovo dentro prova. Se invece se io lo tolgo, chiaramente index. Bene, questo qua è tutto per questo semplice video. E se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti perché ci saranno altri video come questo. Metterò vari link in descrizione, pagina Facebook, blog Tumblr, canale Telegram. E nel prossimo video parlerò di selettori, condizionali e queste cose qua. Ci vediamo al prossimo video.